sono io, sono Berti, secondo un PC sta funzionando. Siete pronti per la fase 2? Allora, abbiamo visto nella prima fase tutte le forme geometriche, anzi più che tutte le tre forme geometriche, quindi il cerchio, il triangolo, il quadrato, che avevano appunto creato nella pavimentazione. E abbiamo conosciuto queste tre forme attraverso il nostro corpo, quindi camminando dentro, camminando fuori e camminando nel mondo. Adesso facciamo la seconda fase, fase 2. Come la realizziamo questa fase? Allora, abbiamo preso dei cartelloni, quindi potete chiedere a mamma e papà di comprarvi, ne bastano tre cartelloni, e su una ho disegnato un triangolo, in un'altra un cerchio e un'altra ancora un quadrato. Ho appeso appunto i cartelloni nel muro grazie a dello scotch di carta, così il muro non si rovina. E poi ho preso delle macchinine. Allora, è importante per conoscere le forme geometriche anche interiorizzare il gesto che appunto crea queste forme. E quindi ecco per quale motivo adesso utilizzeremo una macchinina. Perché si parte dall'angolo in basso e senza mai staccare la mano si dovrà far sì che questa macchinina faccia tutto il percorso di questa lontana. Ok? Per fare il cerchio invece ricordiamoci che bisogna sempre partire da ore 2. Proprio come l'orologio, dall'alto in basso, mi raccomando. E per fare il quadrato, ecco qui, dall'alto, base, laterale e in alto ancora. Non ho mai staccato la macchina. Ovviamente io ho utilizzato la mano e anche il braccio, quello che sento più forte, ma voi potete anche sperimentare con l'altra mano. In questo modo riuscirete proprio a capire qual è la mano, quella più forte, quella più importante, quella che poi diventerà proprio la vostra mano dominante, che vi permetterà anche un giorno proprio di scrivere bene e soprattutto con fluidità e velocità. Ecco,